Asmao 2012 incontro Vieri Chiti, direttore di visione Microsoft Office. Siamo a un anno e mezzo dal lancio di Office 365 sul mercato. Come è stato recepito e come sono andate le vendite in Italia? Sì, siamo molto contenti, hai detto bene, un anno e mezzo che... È passato un anno e mezzo dal lancio nel mercato italiano, in un anno e mezzo abbiamo raggiunto la soglia dei 150.000 utenti, siamo estremamente contenti anche perché l'adozione del prodotto è stata efficace in modo trasversale alla dimensione delle aziende, quindi abbiamo avuto un buon successo nella piccola impresa, nella media impresa, nella grande impresa e anche dal punto di vista dei settori merceologici abbiamo visto sia come le aziende commerciali o private, sia le aziende pubbliche abbiano trovato vantaggio e interesse nell'utilizzo di questa nuova piattaforma. I partner che lavorano su Office 365 sono soddisfatti? Sono molto soddisfatti. Noi abbiamo fatto un lavoro direi importante nel trasferire le competenze su questo nuovo modello di vendita, perché comunque vendere un servizio cloud per molti dei nostri partner rappresentava una completa novità dal modello tradizionale, ma credo che siamo riusciti attraverso un processo di formazione lungo più di un anno a creare un numero di partner, parliamo di centinaia di partner che sono attivi sul mercato e che hanno saputo come trasformare il loro modello di business verso la cloud. Il nuovo Office invece quando arriverà? Il nuovo Office per le aziende di business arriverà dal 1 dicembre, mentre per il consumer, per l'utente privato, arriverà nei primi mesi del prossimo anno, quindi del 2013. Guardando invece a tutta l'offerta di Unified Communication, qual è il livello di accettazione e di adozione da parte delle piccole e medie imprese italiane? Ecco, nell'ambito di Unified Communication abbiamo visto che abbiamo percepito un leggero ritardo nell'adozione rispetto alle medie e grandi imprese che hanno iniziato in anticipo rispetto alle piccole l'adozione di questi sistemi. Il motivo principale è legato in parte a una barriera culturale, colpa anche di vendor come Microsoft che all'inizio non ha saputo declinare nella maniera più opportuna i benefici della Unified Communication. Dall'altra c'è anche una barriera infrastrutturale, ancora leggermente presente nel nostro paese, che ne ha frenato l'adozione. Negli ultimi mesi abbiamo visto un crescente interesse e anche l'evento a cui ho partecipato ne è testimonianza. Abbiamo visto che dal punto di vista dell'adozione e dell'attenzione a questa tematica le piccole e medie imprese sono molto, molto attente. Invece quali sono le barriere all'adozione seria del cloud? Molto se ne parla, ma c'è ancora la sensazione che si fatica ad introdurlo nelle aziende. Credo che la principale barriera sia nella confusione che ancora un po' regna in questo segmento dal punto di vista dell'offerta. Nel senso che, come tutti i trend di moda, si tende di associare a cloud qualsiasi servizio e quindi questo porta ha una confusione nei confronti dell'utente finale che tenta di valutare qual è la soluzione migliore e quali sono i benefici. C'è anche un aspetto infrastrutturale, ma direi che l'aspetto di conoscenza dell'impatto e dell'utilizzo del cloud all'interno della propria azienda sia quella barriera principale. Io tant'è vero credo che uno dei motivi per cui abbiamo avuto un successo con Office 365 è che abbiamo portato avanti un sistema di adozione che è basato sulla prova del cliente. Il cliente può andare su office365.it, provare gratuitamente il prodotto, quindi verificare con mano quali sono i suoi benefici. Le priorità per il 2013 della divisione Office quali saranno? Beh, sicuramente l'introduzione della nuova versione di Office sul mercato, perché è una versione che non rappresenta semplicemente un'aggiunta, un incremento di funzionalità, ma rappresenta un nuovo modello, perché introdurremo il modello a sottoscrizione. Sia per l'utente privato che per l'utente aziendale, quindi cercheremo di portare nella cloud tutta la nostra offerta Office, quindi non solo la parte di comunicazione post elettronica ma anche l'ambiente produttivo, quindi questa sarà la grande scommessa per noi.